Ci sono film che hanno fatto la storia del cinema. Vi confermo che il quadro rubato è il Giocondo di Teomondo Scrofalo. Se avete cercato di decifrare il codice da Vinci. Luce. Buongiorno, professor Strong, e benvenuto al Museo del Louvre. Che cos'è? Un gratte da Vinci. Se vi siete emozionati col gladiatore. Ave o Cesare! Chi è? Morituri te saluta! Morituri, cominciamo bene. Io c'ho moglie e figlio e sto a finire a casa affrascati, sì bravo, c'ho pure il mutuo da pagare, andiamo, no? Se la fantascienza vi ha fatto scoprire nuovi mondi. Sembri quasi più un buffo che un guerriero. Se credete al mondo dei piccoli maghi. Harry Potter, non classificato, Hermione. Due. Ma sempre due? E io sempre due ne vedo, anche la notte. Non dovete perdere. Benvenuti alla partita delle scope volanti. Le scope volanti sono a fare il tagliando. Il primo film italiano in 3D. Ho detto, sono Don Diego della Vega. Don Diego della Sega. Ma qual è la sega? La più grande parodia cinematografica di tutti i tempi. Ma io mi sono stufato. Sennò me ne vado a stare a vedere Pupone. Che può succedere ancora di tutto. C'è solo un capitano. Lui è Frodolo, il signorino degli anelli, viene dalla terra di mezzo. Sti cazzi. A vattene via, impostore. Ora vediamo chi è l'impostore. Ah! Ah! Mi sono scassata! Ah! A far parte di quell'accolita. Ma lì nessuno c'ha l'accolita. Accolita, no accolita. Ma come forro con la F? Che gente strana. Box Office 3D, un film di Ezio Greggio, anche in 2D. Ave o Massimo. Ave o Cesare. Da settembre al cinema.